Sì, dovrebbe essere partito, poi stasera sistemo il tutto. Quindi buongiorno, siamo pronti per entrare nell'argomento. Adesso sto seduto, ma magari mi alzo un po' anche per rendervi meno pesante visivamente la lezione. I temi, ovviamente, come è già stato detto da chi mi ha presentato, sono temi centralissimi per la scuola. Il titolo è molto generico, copyright e privacy nella scuola, però potremmo declinarlo in tantissimi modi. Ovviamente in 2 ore e mezza, tre, si riesce a fare solamente un'introduzione, la cosiddetta infarinatura generale. Ovviamente ci sono spunti di approfondimento che poi vi ho già messo nelle slide, quindi chi fosse particolarmente interessato a un argomento piuttosto che un altro può andare ad approfondire, oppure ci sono altri miei corsi, altri miei materiali che si possono trovare online. La slide successiva vi dà proprio dei riferimenti in cui poter andare ad approfondire, ma soprattutto, ecco, no, non c'è qua, però se cercate su SlideShare. Sul mio slide share ci sono già le slide, queste che state vedendo, quindi per chi fosse magari comodo guardarle sul tablet o farci degli appunti, basta che mettessimo una riprendi slide share e l'ultimo file caricato prima in treno mentre arrivavo, già trova questo file di slide. E gli altri luoghi in cui trovate i miei contenuti sono il blog, che è abbastanza aggiornato, e la pagina Facebook e Twitter. Su Facebook, annotazione giusto a scopo organizzativo, trovate anche il mio profilo privato, ma vi consiglio di seguire la pagina pubblica perché almeno vedete le cose relative al diritto d'autore, alla privacy e non alle mie cose private. Vi do liberatoria fin dall'inizio, fin da adesso, così iniziamo a entrare nell'argomento, per farmi foto e metterle su dove volete, nel senso che durante il seminario chi volesse fare foto e metterle su Twitter, su Facebook, basta che mi taggate solo per il piacere di rivedermi stasera e magari farvi un commento. Nient'altro, i due loghi che vedete in alto, Copyright Italia e Array, sono due dei miei progetti, cioè Copyright Italia è un sito di divulgazione adesso in realtà in fase di rifacimento, e Array è lo studio legale con cui che ho, diciamo, creato con altri colleghi e con cui facciamo consulenza, perché alla fine ho una fitta attività di formazione, ma poi il grosso del lavoro viene dalla consulenza che si fa ai clienti. Giusto per completare le presentazioni, queste sono le mie creazioni, nel senso ho un po' di pubblicazioni alle spalle e le cose che vi racconterò oggi le trovate sostanzialmente in queste due. Capire il copyright e manuale Creative Commons manuale operativo. Ve le faccio vedere più che altro perché c'è il link in cui potete andare a scaricare il libro, quindi non è tanto uno spot pubblicitario le pubblicazioni, proprio è l'indicazione, è lo spunto per andarvi a scaricare i file integrali delle pubblicazioni. Io, oltre a parlare di licenze open, rilascio tutte le mie opere con licenze open, quindi i miei sono contenuti liberamente riutilizzabili, liberamente condivisibili e anche in alcuni casi modificabili, come appunto nei casi di questi libri e anche nel caso delle slide che trovate. Quindi chiunque volesse, ad esempio, realizzare una sua presentazione per un altro convegno, per un seminario e utilizzare a partire da queste mie slide, lo può fare ovviamente nel rispetto della licenza che poi troverete in fondo. Fresco di stampa c'è questo, c'è Didattica 2.0, dove io ho scritto solamente un capitolo che si intitola Il diritto d'autore e le licenze open nella didattica, nell'attività didattica. Sostanzialmente riassume quello che c'è scritto già negli altri due libri in 18-19 pagine, quindi per chi volesse leggere qualcosa di un po' più come dire, sintetico, lo può trovare in questo capitolo. Però lo segnalo più che altro per gli altri capitoli, perché sono scritti da vostri colleghi, ad esempio, dov'è? Panzarasa e Rivera sono due dirigenti scolastici, due ex docenti che poi sono diventati dirigenti scolastici, che hanno un approccio innovativo alla didattica, hanno fondato delle reti di scuole proprio con l'obiettivo di creare iniziative rivolte alla digitalizzazione, dedicate al tema della digitalizzazione in ambito scolastico, innovazione anche nella metodologia didattica. Quindi vi invito a vedere appunto il libro, che anch'esso è liberamente scaricabile a questo indirizzo, per vedere questi contributi, fra cui anche appunto quelli di tutti gli altri autori, Marco Cao, Colangelo, Graziano Maino e Maria Aurora Mangiarotti. Basta, cioè le presentazioni le avete tutte, nel senso già mi è già stato detto che appunto io vengo dal mondo prima giuridico, ma poi ho anche una seconda laurea in scienze politiche e poi questo dottorato strano in società dell'informazione, che adesso ahimè non c'è più, però è un dottorato interdisciplinare.
che appunto poteva essere, a cui si poteva accedere da tutte le facoltà, con però il filo conduttore del tema della appunto società dell'informazione, inteso come nuova frontiera terza, diciamo, dopo la rivoluzione industriale si parla di fase post-industriale, quindi società dell'informazione, dove è l'informazione essere il centro, il bene principale su cui la nostra società si fonda, ed è appunto quello che stiamo vivendo in questi anni, ed effettivamente pone questo nuovo, diciamo, scenario, pone anche problematiche dal punto di vista della didattica, della gestione dell'attività didattica, fra cui appunto nel vostro caso quando e come potete prendere contenuti creati da altri e riutilizzarli nella vostra attività, ma anche come potete tutelare i contenuti fatti da voi in originale, ok? Quando poi, tra l'altro, queste due attività molto spesso si sovrappongono, come farò vedere in una slide successiva.